Tra qualche giorno la regione sbloccherà il finanziamento da inviare all'Unione Europea per l'allungamento della pista del Ginulisa di Foggia. L'assessore al bilancio della regione Puglia, Raffaele Piemontese, in una intervista pubblicata oggi sulla Gazzetta del Mezzogiorno, ribadisce che lo scalo foggiano è strategico per la giunta Emiliano e che la regione farà di tutto per rispettare i tempi nonostante il nodo Giannini. Intanto la CISL con il suo segretario provinciale Emilio Di Conza va oltre l'allungamento della pista e chiede di aprire una vertenza nazionale. Il ministro credo che apra un tavolo a settembre, non sicuramente è solo per quanto riguarda l'aspetto dell'allungamento della pista, perché lì ormai credo che, almeno speriamo, di essere alle battute conclusive. Quello che adesso noi interessa in maniera particolare è soprattutto che l'aeroporto Ginulisa rientri in quelli che sono gli aeroporti nazionali, di interesse nazionale, perché così com'è oggi sicuramente non ha respiro lungo, per cui abbiamo chiesto al Ministro a settembre di aprire un tavolo di confronto per quanto riguarda la possibilità di inserirlo tra gli aeroporti nazionali, e qui sicuramente ci giochiamo una grossa partita che, insieme a quella dell'allungamento della pista, possono dare concrete prospettive per quanto riguarda una vertenza più generale che speriamo di chiudere a breve, che riguarda sia l'aspetto su rotaia sia sull'aspetto, diciamo, che riguarda i voli e soprattutto per quanto riguarda il sostegno al turismo di questo territorio.